questa è casa mia. Dopo anni di denunce, questa è casa mia. Al comune che ho denunciato mille volte, questa è casa mia. Ecco, questa è casa mia, adesso vi faccio vedere le condizioni dentro, sono arrivato adesso, questa è casa mia, aspettate un attimo, arrivato a casa adesso, sono un vigile del fuoco, aspettate un attimo, aspetta, qua guardate, guardate, questa è casa mia, questa è casa mia, guarda. Guardate le condizioni, questa è casa mia. Denunciato mille volte al comune il problema del fosso di Salerna, no? Mille volte denunce, ma questa è casa mia. Non oso pensare dentro casa, questa è casa mia, guardate. Questa è casa mia. Guardate l'acqua, dove arriva. No, questa è solo subito. Questa è casa mia, questo è il mio cane. Questa è casa mia. Questa è casa mia. Non posso entrare dentro casa, non posso entrare dentro casa, questa è casa mia. Paolo Morisi, Cura Montana, via Passo 9. Questa è casa mia. Questa è casa mia. Non ho parole. Sono anni che denuncio il problema dei fossi che non vengono puliti e che vengono ogni anno, devo denunciare il comune per i problemi. Questa è casa mia, questa è la sala provinciale a Pivese, non so se si vede, questi sono i fossetti che sono stati chiusi dalla provincia, manutenzione mancata, da anni che denuncio la cosa. Questa è casa Paolo Morisi, Cupra Montana, via Varchio 9, io non ne posso più. Questa è casa, ecco, questa è Cupra Montana, via Varchio 9, queste sono le condizioni di casa mia. Non ho parole, guarda, non posso entrare in questa casa, una vita è sacrificio. Paghiamo le tasse per la bonifica dei fossi. Le tasse per la bonifica dei fossi. Non so, lo ripeto, tasse per la bonifica dei fossi. Ho anche chiamato più volte perché paghiamo le tasse per la bonifica dei fossi. Questa è casa mia. Bene, la chiudo qua, non ho parole, non ho parole.